parte questo, però, è una cosa molto importante. L'ha detto, reddito di cittadinanza sostanzialmente è uno sperpero, una cavolata totale. Adesso siete al governo, avete battagliato per quota 100, ma reddito di cittadinanza non ne parlate più, perché? No, non è che non ne parliamo. Noi abbiamo fatto una alleanza dove evidentemente ci sono delle mediazioni, ma è proprio il rispetto che portiamo a noi, siccome noi non eravamo strumentali quando abbiamo detto quelle cose, era quello che effettivamente pensavamo e continuiamo a pensarlo, perché il reddito di cittadinanza bisogna incominciare a fare anche un po' la sintesi di quello che è accaduto. Rischia di essere quello che io temevo, un reddito di assistenzialismo senza generare opportunità di lavoro. Voi chiederete che sia modificato il reddito di cittadinanza? Io personalmente, avessi la maggioranza in Parlamento e Italia Viva, cancellerebbe quella legge e investirebbe quelle risorse per sostenere la crescita, per creare opportunità di lavoro. È partito il reddito di cittadinanza, ma non sono partite le azioni per aiutare i ragazzi e le ragazze a trovare lavoro. Allora Di Maio lo sa quello che io penso. Noi che veniamo dal Mezzogiorno, noi che ai ragazzi e alle ragazze abbiamo detto studiate, studiate perché più competenze avete e più potete reggere nella vita, potete vincere il confronto anche con i vostri colleghi europei e a livello mondiale. Adesso noi rischiamo di dover dire a questi ragazzi, sapete che cosa c'è? Accontentatevi. Allora, accontentatevi di un minimo di reddito. Mi risponda con un sì o con un no. Lei abolirebbe, potendolo fare, anche il decreto dignità? Il decreto dignità, certo. Certo. Va bene. Pubblicità.